Qui la voce dell'ascoltatore di Radio Italiane. Grazie a tutte le radio che trasmettono canzoni italiane e specialmente gli ultimi successi d'estate, come Radio Italia Solo Musica Italiana e Radio Italia Anni 60, ma anche e soprattutto Radio Italian Graffiati, che trasmette addirittura da oltreoceano, in diretta live, e cioè dall'America del Nord, da Montreal, in Canada. Solo canzoni italiane per tutti gli italiani nel mondo, dei favolosi anni 60 e 70, nonché la grande musica italiana dei primi festivals di Sanremo e dei grandi artisti e cantautori italiani. Lo trovate sul web a www.italiangraffiati.com. Anche canzoni italiane del passato, affinché nessuno le dimentichi, devono essere continuamente trasmesse. E per questo faccio appello a tutte le radio italiane di dare priorità a canzoni italiane e meno a brani in inglese, perché il testo straniero in Italia non viene capito. Poi, prima di pubblicare un brano, bisogna dire il titolo del brano, il cantante e l'anno di registrazione. Ma ricordarsi sempre che esistono anche i brani musicali strumentali, come quelli eseguiti dalla chitarra, dalla tromba, la fisarmonica, l'arpa, il flauto, i vari modelli dei sax, il vibrafono, il pianoforte, il violino, eccetera. E ci sono anche le tantissime orchestre che le eseguono brillantemente. E qui ne cito alcune delle tante, come quella di Valdir Azevedo, il direttore d'orchestra, nato a Rio de Janeiro il 27 gennaio 1923 ed è mancato a San Paolo il 21 settembre 1980. È stato un compositore brasiliano, virtuoso di cavaquinho e autore di moltissimi kono. Valdir Azevedo è stato un pioniere della rinascita del cavaquinho, avendolo trasformato da mero strumento di accompagnamento a strumento solista, esprimendone le grandi potenzialità espressive. Nell'arco della sua cinquantennale carriera di virtuoso dello strumento ha composto 130 pezzi di notevole livello artistico. E qui vediamo un suo LP in diapositiva con 12 brani bellissimi, compreso Delicado e Brasileiro. Ecco una foto del 45 giri di Valdir Azevedo, dove alla prima facciata c'è Brasileiro e poi Delicado. Delicado fu adoperato dalla RAI negli anni 50 per sigla di una trasmissione radiofonica, Ballate con noi. È lì che l'abbiamo conosciuto.
Walter Azevedo. E questo è il suo 45 giri originale, è il suo cavaquinho. E qui vediamo un altro grande direttore d'orchestra, Pérez Prado, nato a Cuba, a Matanzas, l'11 dicembre 1916. Ed è mancato il 14 settembre 1989. È stato un pianista, compositore e arrangiatore cubano che ha reso popolare il mambo negli anni 50. Il suo adattamento da big band del mambo si è rivelato un successo mondiale, con successi come Mambo numero 5, guadagnandosi il soprannome di Re del Mambo. Nel 1955 Prado e la sua orchestra hanno scalato le classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito con una cover Mambo di Ciliegi Rosa. Ha spesso fatto brevi apparizioni in film e la sua musica è stata descritta in film come La dolce vita con Patricia. Il 23 febbraio 1955 Ciliegi Rosa, in Italia, balzava in testa alle classifiche americane, per rimanervi per la durata record di 10 settimane e per partire di lì alla conquista del mondo. In questo bellissimo LP ci sono 12 brani. Inizia con Patricia, Cucurucù Paloma, Mambo numero 5, Ciliegi Rosa, Guaglione, Mai Roberta, Mambo numero 5, Mambo numero 8, Historia de un amor, Paris e Mambo Jambo. Ma bisogna dire che Pérez Prado ha onorato l'Italia, perché quando è venuto in Italia per una tournée ha composto molti brani italiani come Guaglione, Arrivederci Roma, L'isola di Capri, eccetera, eccetera. Eddie Calvert con la sua tromba d'oro, nome d'arte di Albert Edward Calvert, anche conosciuto come Ted Gilbert, nato a Preston il 15 marzo 1922 e scomparso ad Harare il 7 agosto 1978. È stato un trombettista britannico, celebre per l'esecuzione strumentale nel 1954 di O Mein Papa. Questo doppio 45 giri che vediamo in diapositiva contiene quattro brani, due per facciata. Ha suonato anche lui Ciliegi Rosa e dall'altra facciata Rose di Picardia. Poi
Stranger in Paradise, Angeli in Paradiso, e dall'altra facciata l'amore è una cosa meravigliosa. Poi Wonderland by Night e infine Morgan, e dalla facciata Vigilie. Poi l'orchestra di Percy Faith, nato a Toronto il 7 aprile 1908 ed è mancato a Los Angeles il 9 febbraio 1976. È stato un musicista, direttore d'orchestra e compositore canadese, naturalizzato statunitense. Fu tra i principali esponenti tra gli anni 50 e 60. Pubblicò oltre una ottantina di album. Degne di nota sono le sue versioni di brani quali Delicado di Azevedo del 1952, che raggiunse la prima posizione, poi Scandalo al Sole, che vediamo in diapositiva, del 1960, che raggiunse la prima posizione per 9 settimane e in Italia per 13 settimane, e la seconda posizione nel Regno Unito. Ma poi anche la grande orchestra di Ugo Winterhalter ha registrato Scandalo al Sole dalla colonna sonora del film, che vediamo il 45 giri in diapositiva. Nato il 15 agosto 1909 ed è scomparso il 17 settembre 1973, è stato un arrangiatore e compositore americano, noto soprattutto per i suoi arrangiamenti e registrazioni per la RCA, casa discografica, Victor. Fausto Papetti, che suonava il sax contralto, e vediamo nella diapositiva la 12ª raccolta. Fausto Papetti è nato a Viggio il 28 gennaio 1923 ed è mancato a Sanremo il 15 giugno 1999. È stato un sassofonista italiano naturalizzato svizzero. Ha composto 50 LP, e questo è il 12° LP che vediamo in diapositiva, oltre ai 45 giri e CD. Questo LP contiene 12 brani. Dimballa, Samba Pati, Love Story, Tanta voglia di lei, Pur un flirt, Allegro, Hai fas in te crow, Anonimo veneziano, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche questo gruppo di ragazze che ha registrato molti LP col sax e che vediamo in diapositiva. The Lovelets. Questo LP è del 1973. Questa è la quarta raccolta.
troviamo dentro anche forever and ever, parole e parole, rain rain e kiss me, mio amore, eccetera. In tutto 12 brani. C'è anche il pianista Steven Zwark, nato a New York il 13 maggio 1948. Ripeto, è un pianista, compositore e produttore discografico statunitense. In questo LP ci sono 10 brani. L'LP è intitolato A. Sì, ci sono anch'io. Le nuove melodie classiche del 1975. C'è anche Renato Carosone, nato a Napoli il 3 gennaio 1920 ed è mancato a Roma il 20 maggio 2001. È stato un cantautore, pianista, direttore d'orchestra e compositore italiano. Pianista classico e jazzista, è stato uno dei maggiori autori e interpreti della canzone napoletana e della musica leggera italiana nel periodo collocabile tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni 90, avendo fuso i ritmi della tarantella con melodie africane e americane. Tra i suoi maggiori successi si ricordano Torero, Caravan Patrol, Tuvo Falo Americano, O Sarracino, Maruzzella, Pigliate una pastiglia, eccetera, eccetera. Ecco, come dicevo all'inizio, gli autori compongono canzoni e anche pezzi strumentali. Questo LP, per esempio, a 12 pezzi, 12 tracce. La prima è la Pansè ed è cantato. Amor di Pastorello, non lo so. Il piccolo Montanaro è strumentale ed è bellissimo. Amaramente cantato. Caravan Patrol cantato. Magic Moments cantato. O Sarracino cantato. La Donna Riccia cantato. Ti, non lo so. Carlotta, cantato. Poi Piano Fortissimo, è un pezzo di Carosone, il massimo. E poi Mamma Rosa. Ecco, di questo LP, per esempio, si conoscono i brani cantati, ma quelli strumentali vengono pubblicati poco, anzi pochissimo, che nessuno li conosce. Bisogna pubblicarli, perché sono sempre melodie di personaggi della musica leggera, valorosi, come Renato Carosone. E qui vediamo un altro grande della musica strumentale, Helmut Zacharias, nato a Berlino il 27 gennaio 1920 ed è mancato a Brissago il 28 febbraio 2002. È stato un violinista, compositore, conduttore televisivo e direttore d'orchestra tedesco. Zacharias
che per il suo modo di suonare fu chiamato il violinista magico. Iniziò la sua carriera a soli 4 anni. Motivato dal padre Carl Zacharias, anch'egli compositore e violinista. All'età di 6 anni già si esibiva al cabaret di Berlino e a 11 fece il primo debutto in radio, suonando come solista un concerto di Mozart per violino. Questo bellissimo LP contiene 14 brani. Ne dico alcuni. Maria La O, Fascination, Buenas Noches, Mi Amor, Marjolaine, With All My Heart, Con Tutto il Cuore, ed altri. Bellissimo, musica per sognare. Castellina Pasi. L'orchestra di Castellina Pasi è un'orchestra da ballo liscio, fondata alla metà degli anni 60 da Roberto Giraldi, in arte Castellina, e Giovanni Pasi. Nel corso della sua attività, il complesso ha conquistato 3 volte il disco d'oro RCA per le vendite. Questo è il 15° volume, pensate, del 1977, dal titolo Casetta del mio paese, e contiene 12 brani. Il primo è Casetta del mio paese. Ti porto sempre nel cuore, casetta del mio paese, che canta Irene. Poi Zingaro, di Castellina. Poi La Sirena, Castellina. Notte di Luna, chitarra solista Trevisani. Ricorderai, canta Irene. Magia, canta Irene. Bisbetica, sax solista Pasi. Bologna antica, fisa solista Castellina. La comparsita, tutta fisa. Tutto Pepe, fisa solista Castellina. E infine Bella Bionda, canta Irene. Ecco, sempre come dicevo all'inizio, questi artisti, questi compositori, queste orchestre registrano l'LP sia cantati che strumentali, però quelli cantati si sentono appena appena e quelli strumentali non si sentono proprio. Bisogna pubblicarli sempre e farli ascoltare, che sono bellissimi. E poi anche l'orchestra Casadei, con brani cantati e strumentali. Qui vediamo in diapositiva un LP dal titolo La bandiera romagnola. E vediamo a destra Raul Casadei e a sinistra suo zio. Secondo Casadei. Raul Casadei, nato a Sant'Angelo di Gatteo, provincia di Forlì, nel 1937. Fin da ragazzino collabora con lo zio secondo,
che vediamo in diapositiva a sinistra. Fondatore di una delle prime orchestre da ballo romagnole, Raul Casadei fu prima maestro elementare. Solo nel fine settimana Raul può seguire come musicista l'orchestra dello zio. Secondo, che intanto ha cambiato nome in Orchestra Raul e secondo Casadei. All'inizio degli anni 70, quando lo zio secondo scompare, Raul si vede costretto a lasciare la cattedra scolastica, la carriera scolastica, per entrare stabilmente nell'orchestra e continuare la tradizione familiare. Nel 1972 Raul prende in mano ufficialmente l'orchestra, la ringiovanisce e la rinnova. Scrive una canzone che sarà l'inizio della sua carriera. Ciao mare. Ciao, 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 ciao mare. Questo LP contiene 12 tracce. C'è Io cerco l'amorosa che è cantato. Dai pedulli, fisarmonica. Mascotte, strumentale. Il re del clarino. Verde speranza, sax. Il re del sax, sempre sax. Il valzer degli sposati, che è cantato. Rosalia, sax. Malinconico settembre, cantato. Wilma, sax. E salute a tutti. Ecco, la maggior parte dei brani, delle tracce di questo LP che vediamo in diapositiva, sono strumentali, però non vengono mai diffusi, non vengono mai pubblicati, non vengono mai portati alla conoscenza dei cittadini, degli italiani, appena appena quelli cantati si sentono, gli altri no, invece bisogna anche pubblicare i brani strumentali di Casadei, che sono bellissimi. Provate a pubblicarli. Vedrete che sarete anche voi meravigliati della bravura dei sax, dei clarini, eccetera. E nella diapositiva vediamo un LP dell'orchestra di Gorni Kramer. Gorni Kramer, pseudonimo di Francesco Kramer Gorni, è nato a Rivarolo Mantovano il 22 luglio 1913 ed è mancato a Milano il 26 ottobre 1995. È stato un direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore, musicista, polistrumentista, produttore discografico e autore televisivo italiano. Volto noto della prima televisione, è stato autore di oltre un migliaio di canzoni, di cui 1057 depositate alla SIAE, come Kramer Gorni, e 177 come Francesco Gorni. Questo LP, intitolato Gorni Kramer e la sua orchestra tipica argentina, del 1979, contiene 6 tracce.
la comparsita, la violetera, bando neon arabautero, tango bolero, Valentino tango, el cioclo, Amedia Luz, Hernando, tango capriccioso, Gelusie, Canaro en Paris e Adios Muchachos. Tutti brani strumentali. Los Indianos Tapajaras è stato un duo brasiliano attivo nella seconda metà del Novecento, che eseguiva alla chitarra soprattutto musica strumentale dell'America Latina. Questo duo ha composto un 45 giri bellissimo, intitolato Maria Elena. Intanto questo LP contiene 8 tracce di brani bellissimi come L'amore è una cosa meravigliosa, poi Lisboa antigua, Mattinata, Luci del porto, che alla fine di questa registrazione, se c'è spazio e tempo, lo ascolteremo tutto, Luci del porto, dei Los Indios Tabajaras. Poi c'è Johnny Guitar, La novia, Luna rossa, eccetera. E poi abbiamo i Los Fabulos Tre Paraguayos, volume primo. Le chitarre hawaiane. Sono un gruppo musicale composto da musicisti del Paraguay, fondato nel 1957 dalla scissione de Los Tres Paraguayos. Nel gruppo hanno suonato chitarre, bongo e arpa paraguayana, molti cantanti e musicisti, tra cui Luis Alberto del Paraná, Rinaldo Mesa, Angelo Pato Garcia e Carlos Espinoza. Il gruppo esegue molti brani e canzoni sudamericane e messicane, inclusi i classici come Guantanamera, El Condor Pasa e La Bamba. Questo LP contiene 12 tracce. Cucurucu Paloma, Valencia, Noce de Ronda, Guadalajara, Pajarillo, Besame Morenita, Amapola, Galopera, Quiremme Mucho, Nostalgia Guassa, Quero Best Tu Manos e Adios Amigo. E qui vediamo un LP del grande fisarmonicista Gigi Botto, primo volume di 10 volumi. Allora, Gigi Botto era Mario Battaini, anche noto con gli pseudonimi Anoub, Batman, Gigi Botto, Lumni e altri. Nato a Milano il 6 ottobre 1931 e scomparso il 26 aprile 2000.
è stato un polistrumentista, arrangiatore e direttore d'orchestra italiano, tastierista e fisarmonicista italiano, ma anche polistrumentista, presente sulla scena musicale degli anni 50. Fu anche arrangiatore e direttore d'orchestra. I suoi dischi furono pubblicati con l'etichetta Sar Records o Jockey, oppure Corsair, così come vediamo in diapositiva per questi LP. La seconda etichetta della prima, in cui era stato direttore artistico per molti anni. Come dicevo, questo è il primo LP di 10 che contengono tutti i brani con la fisarmonica. Questo LP contiene 16 brani, 16 tracce, che sono Ciribiribin, Walzer, Adios Pampa Mia, Tango, Follemente, Mazurka, Espanacani, Paso Doble, Cenere, Tango, Sul Bel Danubio Blu, Walzer, Amapola, Rumba, Limon Limonero, Paso Doble, Alla Tirolese, Walzer, La Rumba delle Noccioline, Rumba, A Media Luz, Tango, Walzer della Mezzanotte, Walzer, Cesarina, Mazurka, Il Walzer del Buon Umor, Walzer, Besame Mucho, Tango e Fisarmonica Impazzita, Polka. Ci sono anche i Champs con i loro brani strumentali che si sono lanciati con Tequila. I Champs sono stati un gruppo musicale rock and roll statunitense, attivo tra la fine degli anni 50 e la prima metà degli anni 60. I Champs sono conosciuti in particolare per il loro strumentale Tequila del 1958, tutto sax, che raggiunse la prima posizione. In diapositiva vediamo il loro album e anche le loro fotografie, i loro volti. C'è da dire che questo LP, la maggior parte dei brani, sono serviti alla RAI negli anni 50 come stacchi nella hit parade. Da un brano all'altro c'era uno stacco di questo gruppo che sono in questo album. In questo album possiamo trovare 14 brani, 14 tracce dei Champs, pensate. La prima è Tequila, poi Sky Hug, Beatrix, El Rancho Rock, Sombrero, Limbo Rock, Caramba, Chariot Rock, Bristol Stamp, Go, Champs Go ed altri. Bellissimo! Questo LP è del 1977. Ma c'è anche l'orchestra di Billy Wogan che ha registrato questo bellissimo 45 giri che vediamo in diapositiva il 1960. Dal titolo Wells, ruote, che la RAI adoperava per ricordarci la sera dopo le 20:30 di pagare il canone. Ecco, la sigla era questa.
ruote di questa orchestra. Allora, Billy Vaughan, pseudonimo di Richard Vaughan, nato a Glasgow il 12 aprile 1919 ed è mancato ad Escondido il 26 settembre 1991, è stato un cantante, polistrumentista e direttore d'orchestra statunitense, oltre che direttore artistico della casa discografica Dot Records. Anche lui ha registrato moltissime musiche strumentali. Le vogliamo ascoltare. E questo è l'LP di Santo e Johnny, intitolato Maria Elena, del 1971. Santo e Johnny è stato un duo di chitarristi formato dai fratelli newyorkesi di origine italiana. Santo, nato il 24 ottobre 1937, e Johnny Farina, nato il 30 aprile 1941. Il loro caratteristico sound era dovuto all'uso della console steel guitar e della lap steel guitar, anche detta chitarra hawaiana, utilizzate da Santo. Questo bellissimo LP contiene 12 tracce. La prima è Maria Elena. La seconda è Stranger in the Night. Poi Elvira Madigan. Spanish Ayes. Love is Blue. Concerto di Rawiez ed altri. Bellissimo, anche loro hanno registrato molti LP. Li vogliamo ascoltare, tutti con la chitarra hawaiana, musica da sogno. E qui vediamo in diapositiva un LP dei Shadows del 1982. I Shadows sono stati un quartetto rock inglese nato come band di accompagnamento di Cliff Richard. In questo bellissimo LP troviamo 16 tracce, la prima è Apache, la seconda Blue Star, poi c'è Guitar Tango, Sleepwalk, FBI, Pep Pies, Wonderful Land, eccetera. Tutti brani bellissimi, anche loro hanno registrato molti brani, molti LP, tutti con la chitarra. E qui vediamo un 45 giri della grande orchestra di Frank Purcell. Anche lui ha registrato tanta musica strumentale, tantissima e bellissima, come questo 45 giri Chariot. Frank Marius Louis Purcell, nato a Marsiglia il 14 agosto 1913 ed è mancato al Neuve-sur-Seine il 12 novembre 2000.
È stato un direttore d'orchestra, violinista, compositore e arrangiatore francese della Frank Purcell and his Rockin' Strings. Fu in attività tra gli anni 50 e gli anni 90. E qui vediamo un'audiocassetta di Ray Conniff, un grandissimo anche lui direttore d'orchestra. Ray Conniff, nato Joseph Raymond Conniff, nato ad Attleboro il 6 novembre 1916 ed è scomparso ad Escondido il 12 ottobre 2002. È stato un compositore, direttore d'orchestra, trombettista e arrangiatore statunitense. Questa audiocassetta contiene 16 tracce, come Smokers in Ride, come Fumo negli occhi, Cabaret, Besame Mucho ed altri brani bellissimi. Li vogliamo ascoltare tutti, musica da sogno, musica strumentale da sogno. Altro LP eseguito tutto con la chitarra. Questo LP del 1985, intitolato Uno strumento in primo piano. I due chitarristi sono Manuel Diaz Cano e Augusto Righetti. Questo LP contiene 14 tracce, che sono Giochi proibiti, Asturias, Concerto di Ananahuez, Tres Parabras, Alturas, Canzoni d'amore, Harry Lime Time, La Playa, Scandalo al sole, Ebitid, L'ultima neve di primavera, A Blue Shadows, Michelle e Love Time. E poi vediamo in diapositiva il fisarmonicista Cesare Vaia. Fisarmonica, violino e ritmi, che ha registrato tantissimi dischi, ma tanti, tutti strumentali. In diapositiva vediamo questo 45 giri Tango del mare, il retro è Tango delle rose, poi ce n'è un altro 45 giri Valzer di mezzanotte e il retro Speranze perdute, sempre di Cesare Vaia. Sono dischi e brani strumentali bellissimi, fatti bene. Li vogliamo ascoltare sempre. Ed ora, così come ho promesso, vi faccio ascoltare un brano di questo LP del 1963, dei Los Indios Tabajaras, dal titolo Luci del Porto. Tutti non posso farveli ascoltare,
Però questo brano ve lo posso far ascoltare, degli Los Indios Tabajaras, i due della Amazzonia, che hanno conquistato il mondo intero con la melodiosa, antica e modernissima magia musicale delle loro chitarre.